Ciao e benvenuto nel Il mio Reiki. Come posso aiutarti? Come può aiutarti il Reiki con tre semplici passaggi per farti sparire, per aiutarti a farti sparire il tuo mal di testa? Beh, te lo spiego subito. Prima però mi presento, mi chiamo Renato Totasciore e da 22 anni pratico Reiki, questa tecnica bellissima che ha aiutato me e sta aiutando in questo momento tantissime, migliaia, anzi direi milioni di persone al mondo. Ma incominciamo. Innanzitutto, se sei già abilitato al Reiki, se sei già stato intonato, quindi hai fatto anche solo il primo livello Reiki, per far passare il tuo mal di testa sono delle posizioni molto semplici da fare. Con la tua mano ti attivi all'energia Reiki mettendola sul cuore come hai sempre fatto e come ti hanno insegnato a fare, e poi semplicemente per 3-5 minuti a posizioni passerai la tua mano su tutta la tua testa, quindi sulla faccia, sulle tempie, sulle orecchie, dietro alla testa e sul collo. E in più abbinerai, perché generalmente il mal di testa è abbinato anche a una intossicazione del corpo, metterai le tue mani sul fegato, sempre per 3-5 minuti, e le metterai anche sui tuoi reni. E così in mezz'ora avrai fatto e vedrai, ti garantisco che starai meglio. Altro consiglio per tutti. Che o fai Reiki o non l'hai fatto, è quello di bere tantissimo durante la giornata. L'acqua è un veicolo per eliminare le nostre tossine e quindi, come detto, spesso il mal di testa è perché abbiamo delle tossine in circolo che non riusciamo ad eliminare e quindi bevendo tantissima acqua queste vengono poi eliminate dal corpo. In più, avendo fatto il trattamento Reiki sui tuoi reni, migliorerai questa espulsione delle tue tossine. Ma abbiamo parlato d'acqua e quindi se sei sempre attivato all'energia Reiki, ti ricordo che sempre mettendo le mani sul cuore e mettendo Reiki per 5-10 minuti su una caraffa di vetro, mi raccomando, su una caraffa di vetro d'acqua, metterai l'intenzione di aiutarti nel far passare il tuo mal di testa. Fatto questo, berrai l'acqua per tutto il giorno. Una volta finita, certo, dovrai rifarla. Però insomma, se il risultato è farti sparire il tuo mal di testa, è un piccolo lavoro che si può fare benissimo, no? 10 minuti, mezz'ora di trattamento e starei sicuramente meglio. E invece l'ultimo consiglio, che trovo anche questo importantissimo, che va bene per tutti, sia che hai fatto Reiki o sia che non l'hai fatto, è quello di praticare 20 minuti di respirazione profonda. Mi direi, cosa vuol dire respirazione profonda? Beh, ci vorrebbe un video a parte e sicuramente lo farò a breve su come si respira in maniera profonda. Però l'importante è che tu sappia in questo video che devi semplicemente inspirare ed espirare il più possibile. Vuol dire fai degli inspiri molto lunghi e degli espiri altrettanto lunghi. Puoi respirare sia col naso che con la bocca, se non l'hai mai fatto. La cosa che poi invece ti chiedo di fare attenzione è che dopo 20 minuti di questo tipo di respirazione, di alzarti, se l'hai fatto sul letto, sul divano, su una poltrona, una sedia, di alzarti, con calma perché potrebbe girarti la testa visto questa iperventilazione. Bene, questi sono i miei segreti, sono cose utili. Reiki è utile, Reiki è una tecnica fantastica per tutti i giorni. Spero che ti siano piaciuti e ti ricordo il mio sito dove troverai tantissime altre informazioni, in più dove troverai anche i miei prodotti in vendita ed è il mio reiki.com. Ti ringrazio per la visione di questo video e a prestissimo!